Vediamo i preraffaelliti. Anzi, le preraffaellite. Tra l'altro, si dice il gruppo dei preraffaelliti, di cui abbiamo già parlato per Elisabeth Siddal, la moglie di Dante Gabriel Rossetti, viene chiamato la confraternita dei preraffaelliti, Brotherhood. C'è in questi giorni proprio a Londra, io tra 15 giorni insieme a Simone Bellivello andrò a vedere la mostra alla National Portrait Gallery della Sisterhood, le donne preraffaellite. Finalmente una mostra tutta dedicata alle donne preraffaellite. Sempre per la cronaca, c'è appena stata una bellissima mostra a Milano dei preraffaelliti, bellissima, dove ho visto l'Ofelia, come vi ho detto. Non c'è nemmeno una donna del gruppo dei preraffaelliti, cioè ce ne sono tantissime, ma come modelle, mai come autrici. Quindi finalmente a Londra l'intera mostra. Allora non vedo l'ora di andarci. Lei è una di loro, Eleanor Fortescue Bricktail. Vi faccio vedere quella che io preferisco, cioè Evelyn Pickering de Morgan, che dipinge questi soggetti femminili, sempre anche qui storie, le donne importanti, personaggi femminili molto importanti. Guardate che belli, fantastici. Fantastici. Lei è Cassandra, ma c'è anche una Medea, c'è la Elena di Troia, cioè tutti i personaggi femminili forti. E tra l'altro con una anche qui concezione del corpo, non so se avete presente i preraffaelliti, i quadri di Waterhouse, quelle donne angelicate, sottilissime, quasi diafane, no? Qui invece sono dei corpi veri, no? Insomma, anche nella scelta delle modelle, di come rappresentarle, secondo me straordinaria. E poi Elisabeth Siddal, di cui vi ho già parlato, guardate anche questo quadro che bello. Questa è ancora meno famosa, anche lei, Lila Cabot Perry, aderisce a questo movimento. In realtà qualcuno la considera negli impressionisti, forse un po' e un po'. Americana, anche lei fa delle figure femminili straordinarie, totalmente sconosciute. E le espressioniste. Abbiamo già parlato di Gabriel Munter, all'ombra di Vassili Kandinsky, ma una delle fondatrici dell'espressionismo. Abbiamo anche già parlato di Kate Kollwitz, quando vi ho detto che nel manuale di Gombrich c'è un'unica donna pittrice citata ed è lei. E tra l'altro Kate Kollwitz, come tutti gli espressionisti tedeschi, viene condannata duramente dalla, ne avevamo parlato nell'altro seminario, viene accusata di arte degenerata dal regime nazista, e quindi viene messa al bando tutto l'espressionismo, e lei dipinge soprattutto con queste litografie le donne, le madri. Questo appunto, questo quadro si chiama Le Madri, ma è una figura tipica quella di queste donne che difendono i loro figli con il niente che hanno. Cioè lei è probabilmente una di quelle che riesce a trasmettere di più il dramma della povertà, e soprattutto il dramma femminile della povertà, più che qualsiasi altro espressionista. Quindi il fatto che poi non sia quasi mai citata, cioè appena citata, è veramente una cosa. Un'altra espressionista, Paula Modersohn Becker, fu tra l'altro la prima donna a ritrarsi nuda, cioè a farsi un autoritratto, molto ingeneroso direi, espressionista. Guardate che bello questo quadro, il rapporto con questo bambino. E poi, ma qui ve lo cito solo perché ecco, lancio un altro seminario interamente dedicato a lei, la conoscete, Charlotte Salmon, è incredibile. Se volete, ecco, la lancio qui, si può fare un intero seminario su di lei, magari il giorno della memoria, perché lei fu una nata a Berlino di origine ebraica. Raccontò una sorta di diario a Diana Frank per immagini, in cui racconta la sua vita a gouache, che sono questa sorta di acquerelli con
come questo che vedete, che si intitola Leben oder Theater, è vita o è teatro, alla fine all'ultimo momento ci aggiunge un punto interrogativo, lo consegna, lo scrive in esilio in Costa Azzurra dove è stata costretta a scappare, racconta la sua vicenda, una vicenda molto drammatica, la sua vicenda personale, ma anche la vicenda dell'Europa che sta andando in fiamme. Il contesto del nazismo. Muore ad Auschwitz appena arrivata, il giorno stesso in cui arriva, perché è incinta e quindi viene subito mandata a morire. Incredibile che appunto del diario di Anna Frank, è forse l'opera più famosa al mondo, e questo è un diario delle immagini, bellissimo, straordinario. Vi lascio, vi faccio vedere solo questo. L'ho messa tra le espressioniste, non so se fosse espressionista, cioè non dal punto di vista storico, ma forse non ha avuto nemmeno il tempo per essere poi di sapere dove poterla parlare. Abbiamo quasi finito. Le surrealiste, il surrealismo fu una delle correnti che ebbe più donne, anche se la maggior parte di loro fu comunque considerata prima di tutto musa. E solo poi invece artista. Questa è una delle più famose, cioè famose, la conoscevate, Leonor Fini, guardate che bello, straordinario. Era amante dei gatti, lei quindi spesso si ritrae anche piena di gatti. Leonor Fini, questa è Remedios Varo, che a un certo punto va in Messico, tra l'altro per la cronaca, a un certo punto a lei chiedono di realizzare un murales. Incredibile, perché i murales sono la cosa più macista che si possa pensare. Quindi non è mai stato chiesto a Frida Kahlo di fare un murales. Le opere di Frida Kahlo sono tutte molto piccole, anche perché lei dipinge dal letto per lo più. E finalmente a Remedios Varo propongono una roba che era prerogativa dei maschi, degli uomini, Ma cos'era? Degli cos'è? omoni, anzi, com'era Diego Rivera. E Remedios Varo invece rinuncia, ci prova, ma rinuncia, lo realizzerà invece Leonora Carrington. Adesso non vi ho messo l'immagine del murales, ma se seguirete che genere di arte, tra qualche settimana è programmato il murales di Leonora Carrington. Bellissima questa sua frase, appunto, non ho mai avuto il tempo di essere la musa di qualcuno. Le surrealiste sono molto libere, libertarie. Tra l'altro per la cronaca poi molte iniziano nel surrealismo ma poi prendono una strada tutta loro, ma appunto molti le considerano muse di qualcuno, appunto. Giorgia O'Keeffe, che fa cioè una delle immagini ricorrenti di Giorgia O'Keeffe sono questi fiori con queste forme che alludono anche, alcune in maniera anche molto esplicita, ma comunque tutte più o meno alludono anche all'organo sessuale femminile, ma in maniera così molto erotica, ma sono dei fiori comunque molto molto belli. E anche questa assolutamente mai citata da nessuna parte, secondo me non saprò nemmeno pronunciarla, perché quindi non la pronuncio, me la faccio solo vedere. È una simbolista, diciamo, non so se metterla tra le surrealiste, cioè, è difficile anche catalogarla perché non lo hanno fatto i critici. È spagnola, molto molto bella, adesso per questa immagine, insomma, ci voleva una falce martello. E poi, anche se è difficile catalogarla sulle surrealiste, lei stessa non volle essere catalogata tra i surrealisti. Breton, padre del surrealismo, invece la considerava e la fece esporre con i surrealisti. Lei stessa disse: no, io non sono surrealista perché io non rappresento i sogni, io rappresento la realtà ed è la mia realtà, cioè quello che io provo. Però non voglio parlarvi tanto di Frida Kahlo perché la conoscete, ripeto, però a volte si conosce di più la sua vita che non la sua opera, anche perché la sua opera, lei a un certo punto lo disse quando le chiedono a un certo punto di esporre con dei quadri, lei dice: ma io non capisco perché mi chiedono cosa ci provano nei miei quadri, perché i miei quadri sono, ed è vero, sono un pugno nell'occhio, cioè sono duri i quadri di Frida Kahlo, non sono, come dire, non è il quadro bello da vedere. Sono straordinari,
Però insomma, diciamo, non avrei saputo dove metterla, quindi l'ho messa tra i surrealisti. Ma volevo farvi vedere alcuni quadri che non si conoscono. Questo è il primo suo autoritratto che regala al suo fidanzato di allora, che dopo l'incidente che lei ebbe, per il quale fu gravemente sofferente per l'intera vita, glielo regala. Ve l'ho messo perché? Perché si considera poco che il terreno da cui parte Frida Kahlo è il Rinascimento italiano. Qui lo vedete. Adesso che ve lo dico, credo che riuscite a vederlo. C'è molto del Rinascimento italiano, ma poi lei prende questo che conosceva, queste sue conoscenze, ma le cala tutte nella realtà che più si conosce, cioè quella messicana, del mondo indigeno, rivendicando la sua appartenenza indigena, anche la sua parte della sua origine indigena, rivendicandola anche nel suo modo di vestire, tant'è che fa di se stessa un'icona, non solo nella rappresentazione dei quadri, ma anche nel modo di porsi. Però ecco, si conosce poco cosa c'è sotto, per esempio, per questo ho scelto questo quadro, e poi questo perché è forse uno dei più belli e che forse racconta di più la sua vita. Come sapete, dopo, perché tutti lo sanno, dopo l'incidente, durante l'incidente lei venne trafitta, impalata sostanzialmente da una trave di ferro, quindi la sua schiena dorsale rimase duramente compromessa. Tra l'altro era già malata prima perché era malata di poliomielite, quindi si aggiunsero problemi a problemi, rimase per tutta la vita estremamente sofferente senza poter avere figli. Qui lo rappresenta nella maniera più dolorosa ma anche più fiera. Cioè, questa è una citazione, anche questa, del Rinascimento italiano, perché la citazione qui è di un San Sebastiano qualsiasi, avete presente l'uomo trafitto, no? Legato alla colonna. Qui la colonna non è dietro di lei, ma è dentro di lei ed è rotta, è infilzata da tanti chiodi. Però mentre il San Sebastiano del Rinascimento, di tanti quadri del Rinascimento, è agli occhi in su perché chiede aiuto a Dio, lei non chiede aiuto a Dio, lei soffre ma guarda davanti, fiera, orgogliosa. Non c'è nessun segnale di salvezza possibile, sta in una landa desolata, il mare è alle sue spalle molto molto lontano, non potrà raggiungerlo, sa che non c'è salvezza alla sua disperazione, ma non la chiede a Dio, l'affronta a testa alta. Ecco, sarebbe bello anche conoscere un po' di più dell'opera di Frida Kahlo e non solo i suoi amori o le sue acconciature. Giuro, velocissima sulle avanguardiste, ma ve le faccio solo vedere, sono tante, è una delle correnti più paritaria, come vi dicevo. Questa Natalia Gonciarova, di cui vi ho già parlato. Liubov Popova, ve le faccio vedere velocemente, una Valentina Kulagina, accettata quindi anche, come vedete, dal regime. Cioè, Anna Golubkina, scusate la pronuncia, lei tra l'altro andò in prigione perché prima della rivoluzione, a causa di un volantinaggio, quindi c'era, cioè, una donna anche impegnata. Ci tenevo invece a dire qualche cosa di più su questo, perché è una statua che tutti conoscete, giusto? Ma lo sapevate che l'aveva fatta una donna? No, ok. E tra l'altro è Vera Mucchina, e questa è Simone, noi l'abbiamo vista, guardala, a Mosca, te la ricordi? Quindi è una delle celebra il regime, anche se il regime di Stalin aveva imposto il realismo socialista. In realtà lei di realista in queste masse non è realista, però in qualche modo, siccome viene comunque accettata, perché comunque, come dire, il valore epico simbolico è comunque molto forte, quindi viene apprezzata, tant'è che è realizzata in acciaio inossidabile, perché appunto doveva rappresentare l'inossidabile regime. Quindi ecco, adesso sapete che è di una donna.
Vabbè, Tamara Lenfisca la conoscete, poi non è esattamente giusto metterla tra le avanguardiste, quindi le passo. Le futuriste ebbero la vita più difficile di tutte, come vi dicevo, nel manifesto di teorizzazione del futurismo si legge proprio che il femminile è totalmente da rigettare, perché il femminile è la cultura borghese da cui i futuristi vogliono chiudere, scappare, eccetera. Invece ci sono molte futuriste. Che però hanno vissuto anche loro una doppia discriminazione, cioè discriminate in quanto donne nel futurismo, corrente particolarmente maschile, e poi discriminate nel dopoguerra, perché il dopoguerra ha comunque considerato negli anni 50-60 male il futurismo perché era stato legato al fascismo, e quindi solo adesso si riscopre il futurismo, ma si scopre il futurismo maschile, non quello femminile. Faccio vedere velocemente, guardate che bello questo, meraviglioso. L'Art Nouveau, qui chiudo veramente, questa è Elisabeth Sorrel, ma soprattutto vi volevo far vedere le tre donne che appartengono al gruppo delle Glasgow Girls, tutte all'ombra di mariti importanti, e che vengono pochissimo considerate. Ve le faccio vedere tutte velocemente senza dirvi niente. Margaret MacDonald McIntosh. Ancora lei? Ancora lei? Ah, sono meravigliosi, no? Ancora lei? È Clint! Esatto, infatti ho detto È Clint! Solo che Clint è venuto dopo. Clint, prima di chi essere Clint, era una donna, cioè, tre donne. Ancora lei? Ofelia, guardate la stessa Ofelia, dipinta dalla sorella, Frances MacDonald McNeil. Bellissima. Guardate, lei è la terza, diversa come stile, Nora Nelson Grey. Ok, tutti conoscono Clint, ma tutta questa parte non è citata nemmeno nei libri interamente dedicati all'Art Nouveau, dove trovate i rispettivi mariti, ma non loro. Quindi, scusatemi, l'ho fatta lunga, ma ecco, andrebbe riscritto il giorno che, qui non mi riprendete più, ma il giorno che, semmai un giorno mi licenziassero, passerò, come dire, il mio tempo libero a prendere un manuale di storia dell'arte, riscriverlo, rimettendo dentro loro. Perché non basta scrivere libri solo su di loro, bisogna riscrivere da capo la storia dell'arte. Perché alla voce impressionismo non ci sia più solo Monet, ma anche Bernanos. Grazie.